Una rinnovata fiducia nelle scelte del popolo italiano che ha deciso con fermezza no allo stravolgimento della Costituzione. Il popolo italiano, i cittadini campani ed anche quelli salernitani finalmente si sono svegliati dal letargo e hanno effettuato una scelta di libertà. La libertà è la difesa dei valori della nostra Costituzione. Io personalmente sono felice perché i cittadini ci hanno dato una grande carica di energia per proseguire il nostro impegno civico, per proseguire nel nostro impegno di tutela della legalità e di tutela chiaramente della Costituzione. C'è stato un lavoro di mesi da parte di tutti gli attivisti a spiegare le ragioni del no, per quale motivo i cittadini avrebbero dovuto votare come correttamente hanno votato sul no a questo stravolgimento della Costituzione. Quindi siamo felici e continueremo nel nostro impegno civico a difesa della legalità. Questa vicenda delle cotoniere è una vicenda che andremo ad approfondire, perché chiaramente è collegata alla vicenda Fonderie Pisano. È evidente che questa correlazione la dovremo verificare nelle carte. Verificheremo quel progetto sia da un punto di vista urbanistico sia da un punto di vista dei finanziamenti. Verificheremo in realtà se in questa città, in questa regione, in Italia, l'imprenditore fa l'imprenditore con le sue strategie, con i suoi soldi, oppure sono finanziamenti che provengono da altri fondi, perché fare l'imprenditore con i soldi pubblici è molto semplice, farlo con i propri sacrifici è un altro paio di maniche. Chiaramente sono scelte populistiche, perché purtroppo questa grande distribuzione ha distrutto ormai il tessuto del commercio anche storico della città di Salerno, perché ormai i commercianti storici sono stati spazzati via da questa grande distribuzione che ormai attanaglia Salerno da nord a sud, dall'area di Pontecagnano sino all'area di Fratte. È il caos, ormai Salerno vive un caos non solo di circolazione stradale. Come voi sapete, noi abbiamo diffidato il Comune sull'attuazione del piano urbano del traffico, sull'aggiornamento del piano che dal 1995 non è stato mai effettuato. Chiederemo il blocco della circolazione al prefetto, perché senza piano traffico, piano urbano del traffico, non c'è nessuna regola che consente a una società, ad una città come Salerno, di vivere civilmente. Non è solo problema di ore e ore intrappolati nel traffico, ma è un problema di inquinamento, inquinamento acustico, ambientale, insomma, della qualità della vita. E questo perché? Perché c'è dietro? Qual è la strategia del sistema De Luchiano? È quella di dare alla cittadinanza questa parvenza di benessere, questa parvenza di isola felice di questa città, che è una città dove tutto va bene. Purtroppo è il contrario, nulla va bene, è un sistema oltremodo illegale, è un sistema dove le regole mancano, è un sistema dove si fa di tutto pur di non rispettare la legge, ma strategie, la cosiddetta burocrazia che non affascina
il nostro governatore, è quello di non rispettare la regola. La sburocratizzazione, secondo la sua visione, significa non essere soggetto alla legge. E noi contestiamo fermamente questo modo di concepire la nostra società. Ora, noi in questi giorni abbiamo appreso che il sindaco avrebbe fatto un sopralluogo nella sede, nella foce del torrente Fusandola con il dirigente e con altri funzionari per effettuare questa ripulitura dell'asta torrentizia. Purtroppo noi non crediamo in questa assenza di pericolosità sia del torrente Fusandola sia di tutta l'area. Come è noto, la barriera creata dalle fondamenta del Crescent ha creato un effetto invasivo nella profondità della falda, con queste palificate di oltre 10 metri che a semicerchio hanno determinato una diga, sicché le acque che provengono dall'alto, quindi dal monte, le acque dolci dal monte Bonadies, non hanno la possibilità di convogliare a mare, quindi con questo effetto diga vengono di nuovo rimesse nel centro storico, nell'area adiacente al Teatro Verdi, con effetti, noi ci auguriamo, ma purtroppo potrebbero essere effetti pericolosi e devastanti da un punto di vista idrogeologico. Ma quindi il tentativo, sotto tanti aspetti, di sanare questa edificazione, compresa la piazza, purtroppo è un tentativo vano. E di questa mattina apprendiamo che con la proposta di legge di stabilità della Regione Campania dell'anno 2017, De Luca vuole inserire una norma di condono, tra virgolette, di sanatoria del Cresce, non solo del Cresce, ma anche della stessa piazza, perché sia l'edificazione privata, o perlomeno parte, sia la piazza insistono sul torrente, appunto Fusandola, che è demanio idrico. Quindi si sta cercando con una legge regionale di tentare di sanare questa edificazione pubblica e privata, che non può esistere perché è un'edificazione abusiva. Noi come comitati, come associazione, come cittadini attivi continueremo la nostra battaglia, e anzi ad ogni azione del governatore oppure degli organi comunali che tenteranno di salvare questa edificazione, a maggior ragione risponderemo con azioni ancora più forti, perché il nostro obiettivo, l'unico interesse, è di tutelare la legalità e nel caso specifico di tutelare la sicurezza dei cittadini e di tutelare l'area sensibile di Santa Teresa, che purtroppo è stata devastata da quella scelta scellerata della edificazione di Piazza della Libertà e Crescente.